Luca Marcheggiani, in questa serata tenuta al Centro Diagnostico Italiano in via San Bon 20 a Milano, per un incontro sull'allenamento e la valutazione funzionale. Dottore, che cosa ci consiglierebbe ai giovani che intendono approcciarsi al calcio, sia a livello amatoriale sia a livello dilettantistico o professionistico, che intendono praticare ovviamente uno sport e sono alle prime armi? Cosa consiglierebbe? Beh, sicuramente consiglierei che un discorso di trovare e cercare quantomeno dei professionisti capaci e adeguati, con delle condizioni specifiche, non tanto sulla preparazione o sulla tecnica calcistica, ma soprattutto sulla valutazione funzionale del soggetto, che comprende un discorso sia di valutazione strutturale, posturale, ma anche della funzionalità del soggetto stesso, che potrebbe più o meno predisporlo ad eventuali infortuni. Perché ci potrebbe essere un soggetto molto bravo, molto capace, molto tecnicamente efficace, ma che purtroppo con delle problematiche di disfunzione, di disfunzionalità dal punto di vista funzionale, potrebbe andare incontro a dei grossi problemi di infortunio che potrebbero, diciamo, compromettergli sicuramente magari anche la carriera. Okay. Abbiamo parlato di allenamento funzionale, una breve sintesi, che è un argomento ampissimo. Sì, è un argomento molto ampio. Devo dire che l'allenamento funzionale di per sé deve un attimino ritornare ai concetti base, che sono appunto i concetti su cui si basa la funzionalità del corpo. Sono dei punti cardine del corpo stesso. Uno di questi è il cuore, il nostro nucleo centrale, gli altri sono l'anca e la scapola toracica, dei punti chiave sui quali è fondamentale lavorare. Dopodiché da lì si può parlare di altri discorsi di allenamento funzionale, che possono spaziare dal CrossFit al CST, però l'importante è lavorare sui punti chiave della funzionalità. Ultima domanda, prima dei saluti: quali sono gli esercizi che consiglierebbe per prepararsi adeguatamente ad un allenamento? Sicuramente gli esercizi più importanti sarebbero esercizi di core stability, cioè di funzionalità a livello della zona profonda addominale. Non sto parlando di retto dell'addome, ma di zona profonda, di quel corsetto che ci contiene, ci mantiene, ci sostiene e ci dà adeguate capacità di movimento. Quindi esercizi inizialmente mirati soprattutto in quella zona centrale. Dopodiché un lavoro importante sul gluteo, sulla flessibilità, ma prima di tutto core stability. Ok, grazie per sportsmall.it e tutto.